come amministrazione comunale, perché è una delle figure che nel corso degli ultimi anni, 30-40 anni fa, ma sono passati degli anni, ha dato modo di crescere a centinaia di ragazzi, bisogna dire a migliaia, li ha aiutati ad avere una cultura del cinema e ha soprattutto creato anche un punto di aggregazione fondamentale che è servito a far crescere anche l'intera università. Venire a Padova, sento i ragazzi che vengono dagli Erasmus, è anche un'occasione per avere la possibilità di scoprire mondi, e uno di questi è il cinema, e chi l'ha creato questa condizione non c'è un breve dubbio che è appunto il dottorino a cui oggi dedichiamo questa sala. Pensiamo che le persone che hanno illustrato la nostra città nei modi più diversi abbiano, nei loro confronti abbiamo un dovere di riconoscenza e anche di ricordo permanente, dedicandogli questo auditorium che è il cuore pulsante dell'attività culturale, lo diventerà ancora di più nei prossimi anni, della nostra città. Io penso che sia un giusto riconoscimento per quanto ha fatto in questi anni, che tutti quanti, tutte le persone presenti e tanti altri gli riconoscono, quindi sentiamo anche con affetto di dovergli dedicare. E io, scusate, se mi permetto, certo. Ma credo di avere magari anche effettivamente essendo l'unico fratello, eccetera, di ringraziare voi in rappresentanza del comune, tutto il comune di qua. Siamo noi che ringraziamo. Grazie. Tutti insieme. Eccolo.